Consiglio comunale di fuoco a Chieti, gli assessori rimettono le deleghe, slitta al 12 agosto in prima e al 13 in seconda convocazione l'approvazione del conto consuntivo. Ancora qualche giorno per conoscere il destino del sindaco di Primio, gli assessori rimettono le deleghe, il primo cittadino resta con un solo assessore, la delibera sul conto consuntivo slitta al 13 agosto tra le proteste delle opposizioni. Il prefetto ha diffidato l'amministrazione ad approvare il conto consuntivo entro questa data. Oggi mancava il numero per l'approvazione della delibera, non c'erano i cinque consiglieri di Forza Italia e uno dell'UDC. Solo successivamente i forzisti sono entrati in aula per votare lo slittamento della delibera, ma non si è andati al voto poiché l'ordine del giorno è stato rinviato direttamente al 13 agosto. Riproporremo nello stretto tempo che abbiamo a disposizione, che è il 13 di agosto, la delibera. Se in quel caso ci saranno i numeri, allora si andrà avanti, altrimenti, ahimè, dovremo chiudere questo capitolo, ma credo anche, te lo dico con estrema serenità, che è forse meglio chiuderlo piuttosto che stare ai ricatti di qualcuno. Dingiullo di Forza Italia. In qualche modo si potrebbe pure ricucire con il sindaco in vista del 13 agosto. Come no? Noi abbiamo aspettato fino a ieri sera che ci desse delle risposte. Non sono arrivate, quindi diamo un'altra possibilità, altri 3-4 giorni per poter rispondere alle nostre richieste. Argenio, Movimento 5 Stelle, parla anche del rapporto con l'UDC. Sì, ma sono 4 mesi che questo teatrino va avanti e le questioni non sono state ancora risolte. Mi pare evidente, insomma, che non si può tenere una città in scacco per la volontà di un partito politico che conta il 5% oggi nel nostro paese.